Presso gli impianti sportivi di località Moio, Pala Green e Pala Impastato, nei giorni 19 e 20 marzo la città di Agropoli ha ospitato il 7° Grand Prix Magna Grecia di badminton. La manifestazione, organizzata dall'associazione Picentina BC, è nel calendario ufficiale FIBA. Ha visto la presenza di circa 200 partecipanti suddivisi nelle categorie senior, junior, master e atleti diversamente abili. I giocatori sono giunti in città da tutta Italia. Presidente, benvenuto nella città di Agropoli. Conosciamo questo sport. Ci può spiegare bene di cosa si tratta? Allora, intanto sono felice io del vostro benvenuto. Permettetemi di dirvi che sono orgoglioso e onorato di essere ospite in questa fantastica cittadina di Agropoli, cittadina sul mare, molto ospitale. Devo dire, è la prima volta che venivo e mi sono trovato già bene sin dai primi momenti. E il badminton intanto è uno sport olimpico, e anche se ancora poco conosciuto ai più, diciamo, del movimento sportivo nazionale, ma molto conosciuto, devo dire, nelle scuole, dove i professori di educazione fisica in particolare stanno facendo un'attività di promozione incredibile, favorita anche dal fatto che negli ultimi due anni, perché oramai la pandemia è due anni che, insomma, ci fa compagnia, la nostra disciplina sportiva, essendo una disciplina non di contatto e in particolar modo non di squadra, che si gioca solo con una racchetta e un volano, è potuto essere un vettore di attività sportiva senza limitazioni, e quindi abbiamo potuto promuovere il badminton, che, come avete potuto vedere, penso che anche da una panoramica si possa inquadrare il campo, si gioca o uno contro uno, quindi o il singolo maschile e femminile, o il doppio, quindi due uomini contro due donne, o addirittura il doppio misto. Noi siamo una delle poche discipline che prende le medaglie nel doppio misto, quindi anche uno sport di pari opportunità, direi, perché ragazzi e ragazze possono giocare insieme, e quindi sport olimpico. Andiamo noi alle Olimpiadi oramai da tanti anni, stiamo crescendo, abbiamo anche lanciato negli ultimi anni e promosso il para badminton. Diciamo che stiamo lavorando a 360 gradi, e le scuole sono un luogo importante dove noi cerchiamo di buttare il seme per questa pianta del badminton che ci auguriamo che cresca. Quindi ringrazio anche le professoresse del liceo Gatto, che hanno voluto accoglierci anche loro, e ringrazio anche Cilento Channel per questa accoglienza, questa affettuosità. Siamo con la professoressa Sant'Arsiero Maria Rosaria del liceo musicale Alfonso Gatto di Agropoli. Prof, allora, come vi sembra questa giornata? I ragazzi come li avete visti, e soprattutto quelli che gareggiano? Io sono contentissima di stare qua e di essere riuscita a portarvi a questa manifestazione, perché vivere lo sport a prescindere da quello che è lo sport è una cosa importantissima per voi, è proprio vivere il mondo sano, e quindi per me è importantissimo, e sono contentissima di aver fatto questa giornata insieme a voi. Non è un'opportunità da poco avere una fase nazionale nel nostro comune di Agropoli, la città dello sport, è sicuramente un vanto ed è un'opportunità che noi non potevamo chiaramente trascurare. Siamo felici di essere stati invitati, siamo felici di poter portare i nostri alunni, di aver potuto portare i nostri alunni in questa realtà nazionale, e questo non può che essere uno stimolo per conoscere ancora meglio lo sport del badminton. Come sono suddivise le squadre? Quanti atleti sono presenti oggi? Sono presenti parecchi atleti provenienti da tutta Italia. Infatti abbiamo il Malles, che vanta di tanti giocatori della nazionale, giocatori che sono alti in classifica anche a livello internazionale, vengono dalla Sicilia. Sono tante categorie in questo Grand Prix, infatti abbiamo cercato di integrare tutti quanti, anche l'inclusione. Infatti nel pomeriggio ci saranno anche categorie di parabadminton, ci sono l'SH6, i nani, i wheelchair in carrozzina, giocheranno anche i master, ma oltre ai master
La competizione dove abbiamo visto un gran numero di partecipanti è quello dei senior e degli under. Gli under si dividono in 13, 15 e 17, quindi le categorie sono tante. È nata la vostra passione per questo bellissimo sport? Allora, io sarò sicuramente una delle più vecchie, e già negli anni 70 noi su Amalles abbiamo iniziato a giocare e eravamo il nostro club. Vive di più della federazione, cioè significa è stato costituito prima della federazione e poi la federazione, perciò su al nord il badminton è uno sport abbastanza conosciuto e perciò abbiamo tanti ragazzi che lo praticano e lo dimostriamo anche nei campionati, perché diciamo i ragazzi del nord sono abbastanza bravi. Siamo con Silvia Ruggiero della seconda classico del liceo Alfonso Gatto di Agropoli. Silvia, come hai conosciuto questo sport e in che modo ti è stato presentato? Allora sì, buongiorno, questo sport ci è stato presentato a scuola perché per il rispetto delle norme Covid non potevamo passarci la palla durante le partite di pallavolo e quindi la professoressa ci ha presentato questo sport, e essere qui oggi a un torneo nazionale è soprattutto per noi motivo di orgoglio il fatto che è stata scelta Agropoli come tappa di questo torneo nazionale. Non a caso Agropoli è stata scelta come città dello sport. Siamo con Giovanna Carla Alpaia del liceo classico Alfonso Gatto di Agropoli. Giovanna, com'è questo sport? Ti appassiona molto? Che opportunità può dare alle persone secondo te? Allora, secondo me è uno sport molto interessante che sicuramente garantisce il confronto e la socialità con nuove persone, e è uno sport sia individuale che appunto di squadra, e permette sia alle persone di gareggiare individualmente, appunto persone con un carattere magari più chiuso, sia di confrontarsi con altri, come per esempio il torneo nazionale che è stata scelta come sede Agropoli, appunto la città dello sport, e comunque è un confronto multietnico, perché sono presenti tanti cittadini italiani ma con nazionalità diverse, e questa secondo me è una cosa bellissima che soprattutto permette l'apertura verso nuovi mondi e di conoscere soprattutto tante nuove cose.